Andrea Camilleri era uno sceneggiatore della Rai, il quale poi ha avuto una fortuna notevole editoriale con i testi relativi al commissario Montalbano, che poi sono stati appunto sceneggiati e anche questi sono diventati dei film TV, dei film televisivi. Quello che comunque è interessante per noi è che Andrea Camilleri è anche uno scrittore estremamente originale, in quanto, per esempio, dal punto di vista dello stile, mescola l'italiano con il dialetto siciliano, soprattutto per alcuni dei protagonisti di questi racconti, di questi romanzi, per esempio i brigadieri che coadiuvano il commissario Montalbano in modo particolare. Questo ci permette di osservare le cose con una certa ironia, permette al commissario Montalbano di osservare le cose con una certa ironia, schiettezza, immediatezza, semplicità, e dandoci in un certo senso un saggio di quella che è la filosofia, se vogliamo, di vita dell'uomo siciliano. Tutto concorre a darci un quadro estremamente veritiero di quello che pensano, di come vivono gli uomini siciliani, che vivono a contatto stretto con questa realtà che è quella della mafia, una realtà che spesso viene sentita come un qualcosa di inevitabile, di ineluttabile, ma contro la quale ovviamente il commissario Montalbano si scaglia per la sua visione morale, la sua coerenza morale e per la sua visione laica della vita disincantata e per questo senso di giustizia che però, vi ripeto, tutto sommato anche un senso di giustizia innato nell'anima siciliana. Egli non fa altro se non far emergere quello che è già presente nella storia, diciamo, della Sicilia, cioè questa coerenza morale è insita, innata nell'uomo siciliano. E quindi in un certo senso è come se la mafia costituisse una sorta di contraddizione a quello che è la natura dell'uomo siciliano. Leggendo questi romanzi, questi racconti, si capisce che è innaturale la mafia, vale la pena invece di far riemergere quest'anima profondamente umana e laica, vi dicevo, di questo che è rappresentata, simboleggiata da questo commissario, che smaschera questi personaggi che vivono con dei sotterfugi. La vita spesso è vissuta con dei sotterfugi e il commissario Montalbano riesce a far emergere questi sotterfugi. Pertanto i romanzi e i racconti di Camilleri, oltre a essere una riflessione sul fenomeno mafia in quanto tale, potrebbero essere allargati a una riflessione sulla borghesia in generale. Quindi sul modo che noi abbiamo abbastanza convenzionale di vivere la vita, quello che accade in Sicilia, in un certo senso da altre parti, accade comunque sotto altre vesti, non si chiama mafia, ma si chiama comunque corruzione, si chiama collusione, si chiama menefreghismo, si chiama qualunquismo, si chiama accaparramento. Ambizionismo. Non tanto, perché lui più che altro riflette su qualcuno che fa comunque dei reati e poi si giustifica questo qualcuno, no? E lui invece fa emergere la grettezza, la meschinità di queste persone. Quindi, vi ripeto, estremamente stimolante sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista della forma, perché è originalissimo questo mix di italiano, di siciliano, questo italiano sicilianizzato, è qualcosa di estremamente interessante. Lui immagina di ambientare queste vicende in una città che chiama Vigata, ma che poi ha molti punti in contatto con Palermo, oppure con qualsiasi altra città siciliana, ma direi soprattutto Palermo. Potrebbe essere sufficiente leggere un semplice racconto, oltre alla dimensione del romanzo. Generalmente si tratta anche di romanzi brevi, anche quando fa dei romanzi, Camilleri non sono molto lunghi, oppure addirittura racconti brevi, brevissimi, racconti, romanzi, il giro di boa, ce ne sono tantissimi, gli arancini di Montalbano, e allora ci immergiamo anche in un clima, in un certo senso è come se leggendo certi... È come se lui ci volesse immergere anche nei sapori della Sicilia, egli riesce a stimolare anche i sensi nei suoi racconti e nei suoi romanzi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.